Non si ferma l'ondata dei contagi a Lanciano, oggi altri 30 casi positivi al Covid. È da ieri in vigore l'ordinanza che impone misure più restrittive in alcune vie del centro della città. Una di queste vie è Corso Trento e Trieste. Misure mirate ad evitare assembramenti. Ma sentiamo il sindaco di Lanciano che ci fa un po' il punto della situazione. Abbiamo avuto nell'ultima settimana un'impennata importante dei contagi. Abbiamo avuto in 2 giorni 45 contagi e poi 2 giorni, cioè ieri l'altro, quando abbiamo deciso di fare questa ordinanza, di 35 casi al giorno. E quindi un'impennata che non abbiamo mai visto. E questo non è solo di Lanciano, ma di alcuni comuni della provincia di Chieti che probabilmente rimarranno rossi, come si può intuire da alcune comunicazioni che vengono dalla regione. Questo perché probabilmente i cittadini non hanno capito la gravità di questa situazione, non hanno capito che gli ospedali sono pieni, che le rianimazioni sono piene, e quindi qualcuno ha preso alla leggera questa situazione. Anche qui si parla di variante? Anche qui si parla di variante, anche qui si parla di un'attività che i sindaci devono fare insieme alle forze dell'ordine, che ringrazio per la disponibilità, nonostante le grandi difficoltà in termini di risorse di uomini, per controllare e vigilare. Ieri sera c'è stata questa constatazione, stamattina un po' meno, ma cercheremo di essere ancora più vigili. Abbiamo visto questi dati epidemiologici importanti, tant'è vero, insomma, che abbiamo un po' anticipato quello che la regione penso che farà, cioè la chiusura di tutte le scuole. Questo mi dispiace perché nelle scuole ci sono dei casi non equamente diffusi, perché alcune scuole sono colpite, qualcuna è colpita in modo marginale, ma è il clima diciamo sanitario che si sta generando, di una contagiosità elevata, di una numerosità forte, e quindi anche come medico, insieme ovviamente a Giacinto Verni, mio vice sindaco, e a tutta l'amministrazione, abbiamo deciso di fare questa chiusura, che insomma è stata confermata anche dagli indirizzi regionali, anche probabilmente nazionali. Soddisfatto il sindaco intanto per i risultati avuti dallo screening? Ringrazio i cittadini lancianesi. Noi avevamo un obiettivo, 14.000 persone da tamponare, siamo arrivati a 18.000. Ringrazio i presidi che hanno collaborato, ringrazio i ragazzi degli istituti come rappresentanti di classe che hanno fatto un video, hanno pubblicizzato, ringrazio i genitori che hanno portato 800 bambini delle scuole dell'obbligo, la scuola primaria. È stato un segnale di grande civiltà.